Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sto facendo colazione. Stamattina mi preparo un cappuccio, quello proprio vero. Ho un pochino di tempo e quindi ne approfitto. Voilà. Allora, domenica cresima, è andato tutto benissimo, giornata fantastica, faceva un caldo pazzesco, anche un pelo troppo. Il catering è stato veramente spettacolare. Alla fine ho messo il vestito quello giallo con le scarpe argentate, la borsetta argentata, ed è stato il top. Veramente mi hanno fatto tutti i complimenti e è stata proprio una bella giornata. Mi faccio un attimo il cappuccio e poi vi dico ancora due cose. Dicevo, ieri è stata una giornata pazzesca, è andato tutto benissimo, mi hanno fatto tutti un sacco di complimenti, il catering è stato fantastico, bello, tutto veramente come me lo aspettavo, sono molto contenta. E allora, fuori devo dare una sistemata perché il catering ha portato praticamente tutto tranne i tavoli e le sedie che le avevamo già qui noi, quindi non aveva senso farli portare a loro, ed è l'unica cosa che devo sistemare fuori, perché per il resto hanno fatto tutto loro, hanno portato tutto e riportato via tutto, compresa anche la spazzatura, quindi veramente top. Anzi, per chi è di Vercelli o qui in zona ed è interessato a fare un catering, ottimo, veramente ottimo. Vi lascio qui sotto la pagina Instagram e Facebook di questo ristorante qui a Vercelli che fa proprio questo servizio. È stato veramente bello, anche perché hanno allestito poi tutto un tavolone con i finger food, le cose insomma da mangiare, da bere, e c'erano anche due ragazzi che ovviamente servivano, hanno servito da bere e hanno poi servito il primo e il roast beef, hanno tagliato la torta, l'hanno servita loro, no, veramente una cosa fatta bene, sono contenta. Vi devo dire che non ero proprio super convinta di questo catering, però in effetti avendo lo spazio era proprio l'idea giusta da fare, ed è venuto fuori una bella giornata, insomma, sono proprio contenta. Adesso andrò poi a ritirare le foto dal fotografo, mi sono avanzate un paio di bomboniere che a una la devo ancora dare, due rimangono a noi, ma sono contenta perché il miele di questo nostro amico è fantastico. Sempre per chi è interessato anche al miele veramente buono e naturale, perché lui lo fa senza metterci dentro niente. Vi lascio anche la sua pagina sempre qui sotto, così se siete interessati cliccate e andate a vedere le cosine buone che fa. E basta, detto ciò, per la cresima tutto perfetto, sono molto contenta.
Alla fine ho trovato per Daniele una camicia bianca, l'ho presa poi alla Facit. Tra l'altro alla Facit avevano dei completi pazzeschi, bellissimi, che forse se fossi andata subito lì invece di andare dalle sorelle Ramonda, che comunque hanno sì della roba, diciamo che allora se uno vuole la marca va dalle Ramonda, perché lì trovi Guess, trovi Armani, però è difficile fare i vari abbinamenti, cioè trovare il vestito tutto da capo a piedi. Invece alla Facit ci sono cose che magari non sono di marca, nel senso che sono a marchio Facit, però sono dei bei completi, e camicia, giacca, pantalone, cintura, le scarpe, il papillon o la cravatta, il panciotto, cioè tutto, tutto, tutto. Infatti credo che adesso poi quando ci sarà la comunione e la cresima di Alessandro andremo subito lì, così almeno sono sicura che trovo tutto e non devo fare mille giri. Oggi vi devo parlare di un prodotto che ho scoperto da poco, non l'avevo mai preso. È un multisuperficie sgrassatore di Chantecler, ma non l'avevo mai provato questa versione qua, quindi dopo ve ne parlo, perché tanto devo dare una sistemata alla cucina. Oggi per pranzo voglio fare, se ho tutto, forse ho tutto, non lo so, vorrei fare il couscous con le verdure. Adesso poi vado a vedere al limite se mi manca qualcosa, vediamo. E poi ho fatto un ordine da Top Store Caldarelli, perché ho finito praticamente tutti i multisuperficie e non ho avuto tempo di andare nei vari supermercati, negozi, eccetera. Siccome mi mancava tanta roba, allora ho fatto un ordine da Top Store, che anche se le spese di spedizione comunque vengono ammortizzate. È ovvio che se comprate un solo articolo con le spese non ha tanto senso, secondo me. Però se si fa un ordine di tante cose, alla fine la spesa di spedizione si ammortizza. E quindi dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni, magari vediamo insieme, facciamo l'unboxing insieme. Mi sono arrivati anche i libri di Daniele, che ho preso su Amazon. Vi consiglio, se avete le cartolerie strapiene di gente che vanno a prendere i libri e hanno dei tempi fotonici, perché magari alle volte arrivano anche dopo che è iniziata la scuola. Io sono già 2 anni che prendo i libri su Amazon. Quando vi danno la lista, prendete il codice IBAN, lo mettete nella ricerca, codice IBAN, il codice, come che si chiama? ISBN, vabbè, comunque il barcode dei libri, lo mettete nella ricerca di Amazon e vi viene fuori esattamente il libro che vi serve. Comprate e vabbè, se avete Prime, il giorno dopo, 2 giorni dopo al massimo, vi arriva tutto. Considerate che io li ho presi giovedì scorso, se non sbaglio, venerdì li avevo già tutti qua. E quindi io sono comodissima e ve lo consiglio. È veramente comodo, non dovete uscire, non dovete andare a fare coda in cartoleria, vi arrivano direttamente a casa. Adesso li porto poi a copertinare, li porterò qui da noi in paese, c'è il tabaccaio che fa questo servizio di copertinare i libri, così almeno speriamo che durino un pochino di più e basta. Detto ciò, vado a finire di fare colazione e noi ci vediamo poi, credo in pausa pranzo, perché ormai è quasi ora di lavorare, quindi faccio giusto in tempo a fare colazione. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere anche le bomboniere, che qua su YouTube non ve le ho mostrate solo su Instagram. Alla fine sono venute così, sono molto carine, dentro c'è il vasetto di miele da 250 grammi con l'etichetta personalizzata, ci sono mieli diversi, abbiamo fatto fare un po' di vasetti diversi, qui c'è il sacchettino con l'albero della vita preso su Amazon con dentro i confetti, ho aggiunto poi il cucchiaino per il miele e secondo me sono venute veramente molto bene. Una bomboniera originale, un po' diversa dal solito, non è il classico oggetto che resta a prendere la polvere sul ripiano e quindi mi piacciono molto.
Couscous pronto, io l'ho già assaggiato, è buonissimo. Ne ho fatte due porzioni perché domani e dopodomani sarò in ufficio, quindi una me la porto per pranzo, magari la divido anche su due giorni perché ho fatto delle porzioni abbastanza grandi. Fate questa ricettina perché come avete visto è velocissima, pochi ingredienti, ma è veramente super buona. Allora, il prodottino di cui vi parlavo prima è questo qui di Chantecler, lo sgrassatore universale con bicarbonato. È veramente ottimo, io lo utilizzo per il piano qui dell'isola, per il piano da lavoro lì, per il bagno. È veramente top, va bene anche per il lavello in acciaio, non va assolutamente bene per il piano cottura, io ce l'ho in cristallo, o per chi ha il piano induzione sempre in vetro temperato comunque, perché lascia un sacco di macchie, di aloni, quindi non è proprio adatto. Però per tutto il resto direi che è veramente super, mi è piaciuto veramente tantissimo. Non l'avevo mai provato, avevo preso quello con candeggina che utilizzavo per pulire i bidoni, i tavoli fuori in terrazza, sapete, quelli di plastica, le sedie, e andava benissimo. Siccome non sono un amante della candeggina, ho pensato di provare questo qui con bicarbonato, che devo dire sinceramente mi piace di più, e infatti credo che prenderò sempre questo qui, è veramente ottimo. Adesso lo vado a provare insieme a voi perché devo andare a dare una pulita al piano, che ho preparato il couscous prima, così almeno poi andiamo a pranzare sia io che Daniele. Lui ha detto che vuole farsi una piadina, quindi adesso poi la prepariamo, ma prima pulisco il piano così vi faccio vedere all'opera lo sgrassatore, questo qui con bicarbonato. Allora, come vedete, pulisce piuttosto bene. L'unica pecca è che bisogna andare a risciacquarlo, quindi doppia passata, però al di là di ciò non mi dispiace per nulla. Come dico sempre, se avete delle superfici delicate magari provatelo prima in un angolino, vedete la reazione, per non andare a rovinare poi tutta la superficie, mi raccomando. Allora, giornata terminata. Che luce! Io adesso vado a farmi una doccia perché comunque fa ancora caldino, vi dirò, e quindi, a parte poi che ho anche i capelli un po' da sistemare che sono in uno stato indecente, quindi doccia, e già che vado vi voglio parlare ancora un attimo di questo prodotto di Im, questa azienda che mi ha contattato, con cui ho già collaborato per la crema contorno occhi e il siero, che mi sono piaciuti veramente tanto. Per quanto mi riguarda, ma l'ho già detto in diversi video, manca un po' di idratazione, ma perché io ho la zona del contorno occhi veramente secca e disidratata, quindi ho bisogno di una cosa un po' più ricca, diciamo. Però sono veramente ottimi sia il siero che la crema. E in qualche video fa vi avevo parlato di questa crema qui per il collo e décolleté. La sto provando ormai da un paio di settimane più o meno, perché quando io vi parlo di questi prodotti che mi mandano, li ho già ricevuti da un po' di tempo, perché mi piace sempre provare i prodotti per un po', per capire se funzionano, le varie problematiche che magari hanno, e quindi non ve ne parlo mai subito appena li ricevo, li testo per qualche tempo. E questa qui è veramente fantastica, vi devo dire. È super idratante, super ricca, ma si assorbe subito, non lascia la pelle unta, non lascia la pelle appiccicosa, è veramente fantastica. E siccome io non sono una che usa mille prodotti diversi per ogni tipo di cosa, cerco di ottimizzare per quanto posso, e quindi l'ho utilizzata anche per le gambe e per le braccia, perché quest'estate con l'abbronzatura a un certo punto la pelle un po' si squamava, faceva quell'effetto un po' pelle di serpente, passatemi il termine, e
questa crema è bella ricca, è proprio burrosa. E quindi ho detto, ma sì, provo ad utilizzarla anche per il resto del corpo. Tra l'altro, nel packaging c'è scritto proprio che è per collo e décolleté, ma va benissimo anche per il resto del corpo. Ed è fantastica, lascia proprio questa idratazione che manca alla pelle, soprattutto durante l'estate, dopo che siete stati al mare, dopo l'abbronzatura, eccetera. È veramente ottima. Magari se la pelle si squama proprio tanto, fate uno scrub prima, e poi utilizzate, vabbè, questa crema qui oppure una crema idratante, per andare a rigenerare proprio l'epidermide. Questa è veramente ottima. Vi lascio qui sotto, il link sia di questa qui sia del contorno occhi e vi dico già che l'azienda mi ha contattato nuovamente per mandarmi, questa nuova crema da testare. La proverò come al solito per un po' e poi vi farò sapere cosa ne penso. Comunque questi prodotti mi stanno piacendo veramente tantissimo. Come ho detto, qui sotto vi lascio in descrizione il link ai prodotti di cui vi ho parlato e il codice sconto. Validissimi. Adesso vado a farmi la doccia e vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia anche oggi. Sono contenta perché sono riuscita a filmare una nuova ricettina, che era da un po' che non facevo delle ricette sul mio canale e quindi sono molto contenta e basta, vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.